Allora, ciao a tutti, sono Paolo Brazzani, batterista di La Strange e Cuoco. Fa l'intro! Niente, siamo qui a produrre uno spaghetto aglio olio per Peperoncino, perché parecchi dei ragazzi che hanno partecipato al pranzo di Elmo sono sbronzi. Ma quali consigli per un aglio olio per Peperoncino? Uno su tutti, l'aglio. Togliere l'anima e tritarlo. Ok? Sono ancora Paolo Brazzani. Volevo fare notare, si stanno muovendo le prime bollicine sull'olio. Adesso lasciamo partire la bollicina e poi spegniamo immediatamente. L'ideale sarebbe piegare la pentola in maniera che l'olio converga in un'unica parte e abbia modo di amalgamarsi bene con l'aglio. Tommaso, se mi fa la cortesia. Bene. Lasciamo partire bene l'olio, poi ci fermiamo. L'aglio non deve bruciare. Pena il puzzo dello spaghetto. Ecco, l'olio sta bollendo, lo lasciamo andare senza fiamma. Spiega il perché della posizione. Sì, molto importante il fatto che l'olio e l'aglio comunque siano in una zona molto limitata della pentola. Ciao, sono sempre Paolo Brazzani e benvenuto nel mio nuovo DVD Come salare l'acqua per gli spaghetti. Okay. Allora, la mia regola è molto semplice, circa un cucchiaio di litro d'acqua. Così una pentola come questa ne serviranno di circa 3 cucchiai. Ci vediamo a bollore avvenuto. Sono giusti? Sì, a buon ore. Andiamo con gli spaghetti. Bene, siamo ragazzi, è il momento di scolare, se riuscirò a spegnere questo fondello. Bene, ora andiamo a comporre l'aglio olio per la cucina, dove è il suo pranzo finale. L'ideale sarebbe scolare nella padella dell'olio, ma i volumi non siano in grado di fare ciò. Ci aiuterà in questo caso l'acqua della cottura, la cottura che avrebbe tenuto da parte. Bene, in questo momento è il caso di far dare un po' lo spaghetto e farlo insaporire veramente con il sugo. Quindi abbiamo incorporato il sugo con la pasta. Aggiungiamo un po' d'acqua di cottura che abbiamo tenuto da parte, che favorirà ulteriormente questa incorporazione. Vediamo bene la padella con mescoliamo un po'. Potrebbe essere interessante scolare gli spaghetti un po' al dente, perché in questa fase lo spaghetto segue comunque la cottura.